Iniziamo ad aggiungere alcuni dettagli, come per esempio una shockwave, quindi un'onda d'urto con un po' di polvere che andrà di lato, un effetto fontana, quindi un po' di polvere che andrà verso l'alto, e alla fine, per rimanere coerenti dopo un'esplosione, rimane sempre un po' di fumo che viene via, poi dipende da quello che c'è all'interno del contenitore e come viene realizzata l'esplosione in sé per sé. Quindi andremo a crearci un Particle System, Super Spray, lo collochiamo, lo allineiamo base alla nostra geometria, lo alziamo leggermente e dai preset utilizziamo un comodo preset che è lo Shockwave, quindi onda d'urto. Infatti se andiamo a vedere abbiamo la possibilità di avere questa onda d'urto al momento dell'esplosione. Andiamo a alzarla un pochino. E vado a crearmi, per dare un effetto di noise, vado a crearmi due wind. Assegnare valori pari a 0 a tutte e due, anzi, quattro e uno come tipologia. Qui avremo una forte turbolenza, quindi lo alziamo, portiamo a 1 con una frequenza pari a 0,8. Mentre nell'altra tipologia avremo una turbolenza pari a 0,6 e 0,25 come frequenza. Andiamo a associarli entrambi, i nostri particles, quindi isoliamo un attimo Particle System, Bind to Space Warps. In questo modo creeremo un effetto di ondina. Andiamo a visualizzare anche questi punti come dot. E magari assegniamo 250. Possiamo assegnare life pari a, per esempio, 60. Una variazione di 10 va più che bene. Già che ci siamo, selezioniamo anche il secondo sistema, chiamiamo le particles, facciamo sì, vogliamo che anch'esse rimbalzino sul nostro piano. Quindi possiamo aumentare un po' la velocità. Possiamo clonare anche piano, lo chiamiamo Reflector System 3, va benissimo per ora. Abilitiamo e annulliamo la friction. Bounces, ok, possiamo lasciarla. Lo ricolleghiamo.
A questo punto andiamo a creare l'effetto fontana, quindi possiamo clonarci direttamente, anzi no, creiamolo da zero, il nostro nuovo super spray, lo allineiamo, diciamo un po' le dimensioni dell'icona. Perfetto, velocità 20 anche in questo caso, relazione dot, no, 60 come use rate, ok, abbiamo questo effetto, naturalmente. Effetto a ricaduta, abbiamo bisogno di andare a applicare un gravity. Un gravity ce l'abbiamo già in scena, quindi usciamo dalla selezione, andiamo a cercarci il nostro gravity, lo associamo. Andiamo a aumentare, andiamo a vedere che cosa succede. Ok, andiamo, quindi dobbiamo quindi aumentare la grandezza del nostro fumo. Quindi il nostro super spray avrà una velocità maggiore. Io sto utilizzando l'unità di misura centimetri, ma questa unità è puramente di riferimento, possiamo, perché comunque 30 centimetri veramente pochi. La life in questo caso anche questo 25-10 come variazione. Emitter stop, l'emitter smetterà frame 10. Andiamo quindi adesso a crearci il nostro secondo emettitore che invece rimarrà al momento dell'esplosione quando tutto sarà placato. Possiamo crearci un altro super spray. Alliniamo la geometria centralmente, lo portiamo in alto. Per comodità e lo invertiamo come direzione. Ok. Lui naturalmente sarà associato a un gravity e anche un wind. Quindi il gravity abbiamo già il gravity in questa nostra posizione, mentre il wind andiamo a crearci un altro wind. Ok, isoliamo per poterci permettere una migliore selezione, quindi selezioniamo il nostro super spray e lo associamo al gravity e lo associamo al wind. In questo caso, essendo forze contrapposte, abbiamo bisogno sicuramente di aumentare il nostro wind a anche 10, andiamo che infatti 10 è pure troppo, quindi lo possiamo portare a 2. E lo incliniamo un pochino. Volendo per evitare questo effetto di curvatura, potremmo anche non utilizzare il wind e utilizzarlo tranquillamente come emettitore. Quindi possiamo andare via con il wind, girare 180 gradi. Inchiniamo un pochino.
e andiamo, in questo caso, essendo molto forte l'influenza della gravity, andiamo a clonarci la gravity, disassociamo, quindi torniamo e lo riassociamo alla nuova gravity appena creata. Gravity e diamo un valore tipo 0,5. 0,5 più che bene. Andiamo ad associare una velocità, per esempio 2, 10. Dobbiamo venire ancora un po'. Lavoriamo un po' sulla distribuzione, quindi sugli assi. Realizziamo in questo caso 100%. Andiamo a crearci una forma di riferimento. Questa forma di riferimento sarà una geometria standard geosphere, poiché ha un numero di tassellazioni che consente di andare a realizzare questo effetto senza grandissimi problemi. Andiamo ad associarla come instance geometry. Instance geometry, realizziamo la mesh e avremo questo effetto. Dobbiamo ottenere l'effetto inverso, cioè avere qui la concentrazione e il fumo che va a restringersi. Quindi dal grove dobbiamo visualizzare magari il 50% per una questione di comodità. Andiamo a stringere un po' il grove, fade for, ok. L'emissione sarà continua, ma inizierà sicuramente da frame, come per esempio frame 20. Life, possiamo passarla un po'. Possiamo lasciarla 30, variare 5. Size 2, variazione del 25%, andiamo a vedere il risultato finale. Frame 5, in questo caso invece, boom. Andiamo a variare un po' i parametri. Ecco qua il nostro risultato finale. Bisogna di rallentarlo un po'.
0,5, in modo tale che sia veramente poco influente. La life. Gravity, naturalmente in questo caso possiamo, siccome stiamo lavorando con delle misure non propriamente in scala per l'esercizio, questo è iniziale, ma sono delle misure talmente piccole che il gravity in questo caso è soltanto di disturbo. Naturalmente poi dopo andando a segnare poi tutte le varie caratteristiche, quindi anche i materiali che ci siamo salvati precedentemente, possiamo ottenere un buon risultato in rendering. Volendo, potremmo anche andare a generare qua un fuoco particellare con un P-Array per poter avere un effetto sicuramente migliore.